Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Pokémon Soul Silver. Signori, i like, cioè sti video li state massacrando di like e vi voglio veramente ringraziare. Ho visto tutti i commenti, almeno di ieri per voi, e ho visto che dovevo cambiare la squadra. Difatti, se noi andiamo su Pokémon e qua voglio un like. Signori, Togepi di livello 13, Marip di livello 14 e Croconaw di livello 24. Signori, quindi avete visto la nuova grafica, grazie mille al grafico, che ringrazio tantissimo, che non è quello ufficiale, diciamo, però è una persona gentilissima che mi sta dando una mano. Allora, se non mi ricordo male, vogliono vedere Togepi. Vogliono vedere i Togepi, quindi adesso ce ne ritorniamo tutto indietro. Ah, vedete? Ah, fermi un attimo, mando avanti l'emulatore con voi. Vedete, no? Comunque c'ha delle musiche, ragazzi, bellissime. Dato che dovrebbe essere passato un giorno, secondo me il tizio qui ci potrebbe dare le Pokéball. Sicuro, perché se sono ricresciute le piante. Oh, la Friend Ball. Ok, grazie mille. Grazie. Ok. Vediamo, eh. Ah, ok, mo gli do le ghiacchie, le ghiocchie, quindi gli do queste gialle. Gliene do due e faccio sì. Ok. Allora, siamo tornati indietro un bel taglio, perché mi sembra che il professore, se non sbaglio, non riesco a entrare dentro le porte. Allora, voleva vedere Togepi. Vediamo un po'. Prof, dai su, dimmi. Ok, ci sono un po' come al telefono. Forse stavolta niente, come non detto. Se questo stesso video sta per avere intorno a te. Ah, ti vedo molto promettente. Sai che ti dico? No, ho un regalo per te. Che... pietra stante, che dovrebbe essere quella che per farlo evolvere questo qua, se non sbaglio, ditemelo, io non la uso, eh. Ok, perfetto. Togepi tutto a posto? Contentissimo. Quindi a me, se non sbaglio, devo ritornare tutto indietro adesso. Eolè, siamo tornati qua, papapero, papapà. Allora, io voglio ovviamente passare di qua, perché vi ricordate, adesso non mi ricordo il nome del Pokémon, ma quella papera con il bastone in mano, io ragazzi la adoro. La adoro, ragazzi. E qua mi sembra che c'è una quest, tra virgolette, che potrebbe essere molto molto divertente. Vediamo un po', non me la ricordo. Non me la ricordo questa quest, ripeto, non me la ricordo, però dovrebbe essere figa. Praticamente lui che ci dice: che guaio, il mio capo sarà furioso. I che tagliano la legna per ricavarne carbonella sono fuggiti. Saresti capace di riacciuffarli? Devi sapere che i Farfetch hanno un udito sopraffino. Appena sentono un rumore di un ramo che scricchiola, si voltano in quella direzione. Se in quel momento li si afferra da dietro, di sicuro allora credi di poterci riuscire. Io non ci ho capito niente. Però. Ok. Ok, e fin qua. Giusto? Se io faccio... ok. No, non l'ho preso. Ok. Ma lo so. Ah, ma potevo fare così. Ah, perché non pensavo di poterci andare dietro. Ma allora ok. Allora si fa. Allora si fa. Allora, sicuramente adesso lo devo riportare tipo... però che palle. Allora, perché se io adesso faccio così, vedete? Ok, lui adesso non mi vede. Allora, molto velocemente faccio così. Però vado piano. Oh, e lo dovrei aver catturato. Oh, perfetto. Eh sì. Però c'è un ferro in giro. Senti, ferci danno un unito. Ok. Ok, quindi ne devo prendere un altro. Vabbè, lo prenderemo. Cioè, almeno ci proveremo. Allora, questo lo mandiamo là. Ok, ci ha visto. E vaffanculo a me, vaffanculo. Oh, vado qui. Lui mi fa... giustamente, raga. Non avete idea di quanti ne sto sconfiggendo. Guardate, Togepi. Ciao, Togepi. Togepi. Togepi a quanto sta? Star 16 solo con i Kakuna, praticamente. Ok, lui fa così. Qua noi facciamo di questo. E ce lo acciappiamo.
Perfetto, perfetto. E siamo ritornati da lui. Ok, grazie davvero. Ipotomo il mio capo, perché non ho medaglie. Ok, quindi... Ok, questo sicuramente è il capo incredibile incazzato nero. Sì. Ok, che mi dai? Questo è taglio. È taglio, regà. È taglio. È taglio, regà. Puttana ladra, è taglio, regà. Minchia. Ok, quindi mi ha detto giustamente che questa qua è una mossa molto importante. Vediamo su chi. Allora, mi dice che solo Croconav è capace di impararla. Però, dato che ci serve... Allora, facciamo con calma. Sì. Vediamo un po', Flagello. Morso, piscola acqua. Io farei flagello, toglierei. Sinceramente. Ah, vedete, 50-95. Questa... precisione 100. No, questa flagello la tolgo. Per il momento tanto ce l'abbiamo, quindi... Sti cazzi, no? Ditemi se ho fatto bene o meno. Potrei anche aver fatto una cavolata incredibile. Però... Allora, facciamo taglio. Ok. E quindi, fin qua, ok. Qua che... Ok. Vado con calma perché... Non so effettivamente... Va bene, non mi ha detto niente di che. Particolarmente niente di che. Allora, lui, tra l'altro... Cosa? Non ho capito. Che cosa sta facendo sto tizio? Sì. Beh, botta in testa non sarebbe male, perché mi sembra che ci sono dei Pokémon che... Allora, io faccio la insegna a Togepi per il momento. Che dite? O a Marip. Oddio, non so, raga. Io la faccio, la insegno a Togepi per adesso. O magari faccio una cazzata, dico, ripeto. Sì. Sì. Sì, perché tanto ce n'ha tantissime Togepi che non mi piacciono. C'ha Sbadiglio. Che potrebbe essere buono. Fascino. No, togliamo fascino. Sì. Speriamo bene. Speriamo bene di aver fatto bene, ragazzi. Ok. Ah, vedi, però tanto me la rinsegna, quindi... Oh, sti cazzi, regà. Sì. Ok, vediamo se esce... Se esce qualcosa. Non è uscito una merita merda, regà. Niente. Poi qua sotto c'è una Pokéball, non l'avevo vista. Allora, vi ricordate questa qua? È sempre quella che ce l'è venuta di... Va bene. D'accordo, d'accordo. Io sto provando, tra l'altro... A fare botta in testa, ma non mi esce niente. Allora, o ci sono degli alberi fatti apposta, perché io sto a provare, secondo me esce qualche Pokémon. Di fatto. Provo a riutilizzarlo l'ultima volta. L'ho usato una cifra di volte, regà. Là, là c'è anche una Pokéball, però... Capirai. Tanto mi escono... Allora, ho ottenuto la MT12, che non so cosa sia. Provocazione. Va bene. D'accordo. Ah, tra l'altro mi avevi detto che... Ho dimenticato la mossa rompicoso, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene. Ditemi se ho dimenticato una mossa da qualche parte, ma sicuramente. Mettiamo Marip lì, così magari ce la portiamo un po' avanti. Attenzione ragazzi, ho fatto uno scontro e Marip si sta evolvendo. Marip, Marap, Murup, non lo so. Ragazzi, e vai grafico che già mi devi cambiare la copertina. Sei pronto grafico? Eccola qua. Incredibile. Ma che carina. Una Fleffy. Fleffy. Una Fleffy. Fleffy. Si dovrebbe di Fleffy. Ok. Ma guarda che caruccia. Allora, visto che ce l'ho... No, stiamo calmi. Visto che gli devo dare l'antidoto, perché Purella me l'hanno mezza sbragata. Ok, quindi andiamo su. Dov'è? Eccola qua. Ce n'ho uno di antidoto, lo uso. Speriamo di non sbagliare, ma è probabile che sia così. Quindi appena evoluto, eccolo qua. Si tocca la pancia o mi tocca la pancia? Mica ho capito. Oddio ragazzi, un Drowsy, che faccio? Potrebbe essere interessante, raga. Io ci vado d'azioni, provo a catturarcelo, ragazzi.
Perché potrebbe essere molto, molto interessante. Certo, sei stronzo, però, eh. Allora, ragazzi, Drosi l'abbiamo preso. Allora, non lo metto in, cioè, magari per il momento lo metto in grafica. Lo metto in grafica per il momento. Grazie, grafico. Però non so se ce lo teniamo. D'accordo? Perché per il momento c'è. Allora, ragazzi, un altro Pokémon molto, molto buono, che è semiraro, che appunto è Ditto. Se riusciamo a prendercelo, penso di sì. Vedete, Ditto praticamente si trasforma in quello che trova. Potrebbe essere molto interessante. Però non credo di tenermelo in squadra, sapete? Non credo. Non credo. Quindi, boh, non so. Vedremo. Ok, hai preso anche Ditto. Però non mi sembra di tenerlo, ragazzi. Non credo. Vabbè. Allora, ragazzi, stiamo procedendo molto, molto bene. Ma molto, molto bene. Oh, ciao bella, come stai? Tutto a posto? Grazie mille. Alto livello però, nonno, vieni con me, ciccio. Se lo dici tu, che... Dove mi porti, bricconcella, nella capannella? Mi porti nella capannella? Ah, che cacchio è? Nonna, ti presento il mio amico Ciccio. Oh, capisco, quindi è un fidanzatino. Ti piacerebbe? A te piacerebbe? Ma questa che è la cosa? Vediamo, eh. Ciao bella, ciao, ciao. Dimmi. Sì. Ah, ok. E questo c'è, penso ci sia molto utile. Secondo me... sto solo questo pezzo di tempo quanto è dritto. Ok, nonna. Ah, ok. Allora, vediamo un po', eh. Oh, vedi la pensione. Sì, io... Allora, io intanto, sai che faccio, regà? Io nel dubbio, tanto qualcosa io gli devo dare. Io gli do Drosi. Acchiappa dei Drosi. Ok. D'accordo. Te ne lascio un altro? Sì. Per assurdo sì, e ti do anche Ditto. Li lascio qua, così mi dite voi. Sì, ma li vengo a prendere molto tardi, cioè tardissimo, cioè magari mai, però. Allora, a proposito, forse è una buona idea darti il numero della mia nonna, così possiamo aggiornare le fede. Ma ok, grazie, grazie mille. Grazie, grazie mille. Allora, qua c'è sta la pulazia. Controllo se ci sono dei sospetti. Ok, e sicuramente ce ne saranno. Questo è un allenatore, vi voglio far vedere giustamente uno scontro. Io sono 40 minuti che registro, ma probabilmente ve l'avrò fatto vedere 10 minuti di video. Ma a me va bene, non ci stanno problemi. Psyduck, io lo adoro, raga. Raga, io Psyduck lo adoro, raga. Vi giuro, mi piace troppo Psyduck, troppo. Ma proprio a livello di cartone animato lo adoro, ragazzi. Vai così, Fleffy. Grandissima. Bene, ho preso anche l'MT che stava là e si chiama Fiordoropoli. Fiordoropoli. Raga, ho comprato un biglietto. Oh, categoria 2, che sarebbe? La baseball. E che cazzo è la baseball? Ah, vedi? Vabbè, è andata bene, io direi basta. Non usiamo oltre. Raga, io nel dubbio mi prendo dell'acqua fresca, ma non so perché... Sai, se è come l'altro. Bene, qua abbiamo fatto. Qua c'è un centro Pokémon che comunque possiamo utilizzare. Cioè, ah, questa sicuramente... Oh, aspetta, scommetti che è il casino? E casino, sicuro. Infatti ho detto che mandavo alla palestra di già. Ma infatti mi sembra bella grossa come palestra, eh. Cioè, come città. Ok, ok, di nuovo lei. Sei arrivato appena in tempo, che cosa è successo? Dimmi. In fondo ai sotterranei c'è una boutique eleganza. Ma scusa, c'erano dei negozi, adesso mi tocca combattere, ma non ho capito io. Ok, Mac, Fluffy, per favore toglielo dalle scatole perché guarda, ma proprio fatto rote. Poi capirei tuono. Mi fa malissimo. Oh, ma come mi dispiace, ma come mi dispiace, seriamente? Bam! E dai, ah. Ma dai. Ma dai, sei un buffone, sei quando fai così gioco. No, sei...
Meno male non... Meno male. Sei un po' buffone però, eh. Ok, nemico esausto, Fluffy sale di livello 18 e comincia a essere particolarmente buono, ragazzi, eh. Oh, bravo lui, bravo. Pronto? Dimmi. Ah, questo c'ha Licking Tomb, qualcosa del genere. Dovrebbe essere di tipo acqua, quindi... No. Non è di tipo acqua, però... sempre tuono shock, vai, ah. Ok. Ah, sei stronzo? Ah, per fortuna... scusa, Madonna quanto punti di esperienza mi stanno dando qua. Tanta, tanta, regà. È un obiettivo che devo fare, ragazzi. Cioè, non esiste. Non esiste proprio. Ok, vediamo lui quello che c'ha. Vabbè, dai, quanti Pokémon, tanto non vi faccio vedere mai livello 7. Regà, io qua ho fatto un po' di cose, un po' di vestiti, non vestiti. Regà, ve giuro, un casino. Allora, Slowpoke, che tra l'altro ne volevo ricevere uno, ma non me l'hanno dato, non ce l'hanno dato, quindi facciamo un bel tuono shock, super efficace, e grande Fluffy, non lo so. No, quindi vado un pochino avanti perché tanto abbiamo capito qua come stanno le cose. Tuono shock per lui e se ne va a casa. Livello 19. Allora qua siamo usciti da un'altra parte della città, che qua dentro non so che minchia ci sta. Eccola, lo sapevo io. Ah, ok, me l'avevate detto. Me l'avevate detto, perfetto. Devo andare alla torre radio, sicuro al 100%. Qui che cos'è? Qua c'è pieno. Ok, questo è il Team Rocket. Questo chiaramente è il Team Rocket. Ma che sei di la scheda radio? Sì, voglio partire. Sì. Oh, brava, torna in palestra. Che brava, torna in palestra. Allora, sapete che c'è, ragazzi? Intanto procediamo a battere la capopalestra. Poi nel prossimo episodio ci esploriamo meglio la città. Allora, qua praticamente è tipo un... avete capito, no? Ok, qua ragazzi con Merip facciamo le grandi stragi, eh. Oh, madonna, a livello 16 incomincia a diventare belli, eh. Cioè, a livello 16 incominciano a essere grandiosi. Però Fluffy, madonna mia, raga, come li paralizza lei, veramente. Vai così. Madonna, quanto è forte, mamma mia. Meno male che vi ho dato retta di livello 20, raga. Infatti dovrei incominciare a usare... Sì? Ruggito, tolgo ruggito, che sia sia. Cotton Spora. Ok, quindi lasciamo. La proviamo? La proviamo, eh? Non so che cosa sia. Ah, vabbè, la velocità fa cuccolo, va. Ok. Non sta messa bene, Fluffy, lo so, eh. Però. Possiamo fare non borsa, assolutamente, potremmo anche... Facciamo Pokémon e usiamo un po' Togepi. Era meglio andare comunque a curarsi la gente, eh. Ok, curati. E qua non mi posso muovere, mortacci loro. Come entro là dentro? Allora, ci ho messo 48 minuti per entrare qua dentro, ma era più facile di quello che pensavo. Quindi sì, sì, va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, ovviamente non vi sto facendo vedere tutto perché tanto stiamo messi bene. Non sono battaglie incredibili. Stiamo affrontando la palestra di tipo normale, da quello che ho capito. Abbiamo portato Togepi a livello 19. Ripeti. Non mi piace ripeti come mossa. No, non voglio... Sì. Magari sbaglio, dico ripeto, potrei sbagliare in tranquillità. Assolutamente. Quindi visto che Togepi sta messo troppo male, direi di ributtarci dentro Fluffy. Quindi usiamo Fluffy e ce ne andiamo alla capo palestra. Chiara, ciao, sono Chiara. Piuttosto tu non eri alla torre radio? Allora, vedo che alleni i Pokémon, tutti sono nel mondo dei Pokémon. Così sono entrata anch'io. I Pokémon sono carinissimi, vuoi lottare, sei forte. Mamma mia, che omaccione. Chiara, attenzione, Chiara. Quella di Overwatch. Allora. Ok, contentissima lei. Fluffy. Allora, Fluffy gli dovrebbe fare male, se non dico stupidaggini. Ma sì, direi proprio di sì. Gli fa male. Ok. Ha imparato tuono shock. Che brava. Sarà sicuramente molto molto... Aia.
Aia, ammazza che botta! Aia, la prendo a schiaffi, oh, che sei scemo! Ah, così te impari a toccarmi. Aia, ancora, mamma mia, ci sta più a schiaffi. Ma quanto ci hai scassato il cazzo, però? Ci hai preso gusto, eh? Allora, vai con azione, ma... Ah, mi ero dimenticato, vai. Per fortuna che siamo ri... Siamo più veloci noi, a quanto pare. Oh, non gli faccio più niente, eh? Ah! Vai così. Tosta, eh? Non sembra, ma è tosta, raga, eh? Bravissimo. Oh, funzionasse sto paralizzamento. Abbiamo finito quasi le mosse. Che peccato. Vai. Perfetto. E uno l'abbiamo buttato giù. Potrebbe pure salire a livello 21, magari. Milta. Ah, la mucca. Ehi, caoina. Cosa? Me ne resta solo uno, ma ti do comunque fino a darcene. Vabbè, ma stai calma. Prima eri tutti contenta, eri. Aia. Mi ha tirato uno zoccolo in testa. Ma come avete sempre messa? Madonna, non gli ho fatto niente. Non gli ho fatto niente. Quindi proviamo azione. Ma tanto sono contento. Fluffy innamorato. Ok. Talmente innamorato. Ah no. Mi ha dato... No, vabbè. Sapete che c'è? Cambio Pokémon. Togepi potrebbe essere molto utile, ma c'ho paura che poi non ce la fa. Quindi mandiamo... Aia, mamma mia, il pestone. Facciamo gelo denti, proviamo un po'. Aia, grazie. Fortissima, oh. Non ha fatto malissimo, quindi proviamo morso, che è di tipo buio. Perché non so Miltank che tipo è. Tipo normale, sicuro. Vabbè, comunque gli stiamo facendo male, dai. Ah, vabbè, ho capito, ma stai calma, porella. Tanto questa c'è, continua a dare i pestoni in testa. Gli sto provando tutte le mosse. No, vabbè, comunque. Taglio, per assurdo. Ah, oh, mamma mia, ma va bene. Allora, gli manca davvero, davvero poco. Vabbè, pure attrazione. Brava, così si fa. Senza cuore. Brava, così, bravissima. Bravissima, madonna. Quanti punti. Lei era veramente forte, ragazzi, Tra l'altro non ve l'ho fatto vedere, ma c'ho tutti e due Pokémon distrutti. Quell'altri. Però stanno messi male, quindi lo lasciamo perdere. Allora, l'abbiamo battuta. Perfetto. Uè! Napoletana, chiara. Sighi sig, che rabbia. Ho capito, bella. Non ho capito, ma la mia... ho capito. Mi dai per favore. Guarda, chiara. Grazie. Grazie, ci ha dato la medaglia piadina. Grazie, molto gentile. Allora, da qui, ragazzi, se riesco a riacchiappare i buchi, da qui ce ne possiamo andare a prendere uno strumento che sicuramente ci servirà tantissimo. E ora vi dico subito qual è. Dovrebbe essere... Sì. Pronto? Sì. Però se parlate della pensione, stiamo lavorando. E mamma mia, che sorpresa! Ecco che spunta un nuovo. Ok. Hanno fatto l'uovo. Ma pensa un po' che hanno fatto l'uovo. Pensa un po'. Allora andiamo da lei. Scusami, Dylan. Sì. Grazie mille. Questo sicuramente ci sarà utile per quel Pokémon albero. Grazie. Allora, signori. Io mentre cerco questa è la rotore radio. Allora, signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Magari off camera mi studio meglio la situazione in questa città. Vedrò se ci sono altre cose da fare. Vedremo. Non lo so. Signori, come sempre, io aspetto i vostri consigli. 1 ora e 7 di Pokémon. Speriamo di aver fatto uscire una bella puntata e che stia andando dalla parte giusta. Almeno spero sempre questo. Signori, se il video di oggi vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete, se siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, il vostro Cicciacomero 89. Ricordatevi sempre di registrarsi su giochi, perché sennò poi so cazzi. Bella. È bella fresca. Yeah. Ah, sulle carte. Yeah. Ok. Torno alla mia postazione. Babba mia, stavo tanto bene a recuperare. Hai visto? Babba mia. La vendetta va servita fredda. Molto.